Questa serie si chiama Ricercati. È nata per raccontare le storie delle intelligenze italiane nel mondo, le vite e le ricerche degli studiosi che si incontrano nelle università di tutto il pianeta. Ricercati è prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. La puntata di questa settimana è di Simone Pieranni. Oggi con noi a Ricercati c'è Ludovica Castelli, dottoranda di ricerca all'Università di Leicester nel Dipartimento di Relazioni Internazionali. Ludovica si occupa in particolare di politiche nucleari in Medio Oriente. Ludovica, benvenuta a Ricercati. Grazie dell'invito. Come a tutti, chiediamo intanto di cominciare proprio dal tuo percorso di formazione. Il mio percorso è stato un pochino, diciamo, incoerente, se vogliamo. Io sono abruzzese, sono nata a Ca' Foscari, ho fatto questa triennale che fondamentalmente era una triennale che combinava materie economiche e con una forte componente linguistica, per cui mi permetteva un pochino di continuare il mio percorso linguistico che avevo già fatto al liceo, diciamo, puntava alle materie economiche che pensavo a quel punto fosse la mia strada un pochino. Poi mi sono accorta che non mi piaceva più di tanto, quindi ho sviluppato all'interno del curriculum un subcurriculum su materie un pochino più internazionali, ecco, se vogliamo. Quindi facevo diritto internazionale, facevo tutto quello che c'era di internazionale da fare, lo facevo, ecco, storia contemporanea, storia dell'Unione Europea. Quindi poi al master ho deciso di cambiare e mi sono iscritta al MAIS, che è un master a Trento, che è Master in European and International Studies, che appunto è un master sulle relazioni internazionali. Ha un forte curriculum europeo, però comunque ci sono parecchie materie di relazioni internazionali. E poi, prima di discutere la tesi, è uscito questa scholarship che ho visto su Twitter che riguardava all'Università di Leicester, dove sono, questo nuovo progetto finanziato da ERC, European Research Council, che si chiama appunto The Third Nuclear Age, la terza età nucleare, che in italiano suona veramente male. E niente, ho deciso di provarlo. In tutto ciò, in tutto questo percorso, ovviamente ho sviluppato un forte interesse nella questione, diciamo, politica nucleare e tutto quello che ci gira un pochino intorno. Avevo in parallelo ovviamente già sviluppato un interesse regionale, che è quello nel Medio Oriente, quindi si sono un po' combinate queste due strade, Medio Oriente e nucleare, ed oggi sono stata presa per questa scholarship e il mio, diciamo, progetto del PhD non c'entra niente con la terza età nucleare, perché quello che è solamente, diciamo, il mio fondo. Poi ho un progetto indipendente, ma comunque oggi quello che studio è storia nucleare in Medio Oriente, che va all'intersezione tra sicurezza internazionale, relazioni internazionali, cioè una componente storica abbastanza importante, ovviamente nella regione del Medio Oriente. Ok, ci racconti un po', quindi nello specifico, di cosa ti occupi, perché abbiamo parlato di nucleare, di Medio Oriente, e sono di solito due espressioni che si associano quasi sempre allo sviluppo del nucleare iraniano. Però se ci racconti invece un po' meglio, un po' più nello specifico, la tua ricerca proprio. Sì, allora, il mio lavoro principale, cioè il mio progetto di dottorato, è un'analisi della così chiamata metafora del domino nucleare. Insomma, questa è una metafora che è stata usata ampiamente sin dagli anni 50 in Occidente, soprattutto negli Stati Uniti. Io mi occupo della parte soprattutto degli Stati Uniti, in differenti circoli, che fosse a livello di governo, mediatico, accademico o di istituti di ricerca, ed è praticamente una logica che osserva la dinamica di acquisizione nucleare in un meccanismo, diciamo, questo meccanismo quasi inevitabile e deterministico, no? Quindi quello che si pensava e di cui si era convinti, o perlomeno una gran parte di esperti e policy makers, insomma, era che se l'acquisizione nucleare di uno Stato potesse inevitabilmente causare un'ondata, un domino di proliferazione nell'area, diciamo, limitrofa circostante, ma anche in altre regioni poi.
Quindi io mi occupo di, analizzo diciamo questo tipo di metafora da un punto di vista prima di tutto linguistico, con anche una componente di psicologia cognitiva, e quello che cerco di capire è se questa logica, questa metafora, che poi è diventata una metafora che io chiamo sistemica, perché appunto è diventata resiliente in senso temporale, è diventata distribuita in modo equo in appunto diversi ambienti, non erano solo quelli legati all'amministrazione, quelli ufficiali, ma erano anche quelli, diciamo, dell'accademia che si occupava di questi temi, come appunto questo tipo di credo, che è una traduzione forse sbagliata di belief, come ha influenzato l'approccio, la percezione degli Stati Uniti a tre tipi di episodi che sono l'Egitto, l'Iran e l'Arabia Saudita, l'ho detto in maniera diciamo cronologica, e quindi se appunto ci sono state delle influenze su quello che si chiama foreign policy decision making delle varie amministrazioni vis-à-vis questi appunto questi paesi e ovviamente le loro ambizioni nucleari al tempo. Hai nominato la psicologia cognitiva, in che senso esplori questo aspetto? Ma è tutta quella parte di letteratura molto interessante secondo me, che parte appunto dalla linguistica, in questo caso, nel mio caso, l'uso della metafora, però c'è anche uno studio analogo che riguarda le analogie, che sono studiate in maniera molto più ampia. È quello che cerca di capire come appunto quest'uso ricorrente e quasi ordinario che facciamo di metafore, analogie, poi diventi non solo un tipo di strumento linguistico, diciamo, fine a se stesso, ma abbia appunto delle componenti cognitive, cioè come rifletta i sistemi di credo, dei sistemi concettuali che abbiamo ovviamente sviluppato nel tempo, che ovviamente possono avere diverse influenze, che sono culturali, che sono contingenti a tanti elementi. E quindi sì, in questo caso specifico, appunto in questa metafora qui, va un po' a capire da dove viene. Infatti c'è un capitolo che proprio cerca di spacchettare la metafora e andare a capire quali sono tutte queste correnti di pensiero che fanno sì che queste persone davvero fossero così veramente persone. Poi in realtà parliamo di un fenomeno veramente distribuito nel tempo e nello spazio, però ci fosse veramente questo credere fermamente, che poi si traduce in tanti investimenti a livello di politica estera, che la proliferazione nucleare fosse un fenomeno inevitabile, che quindi ci sarebbero stati di lì in poi, già dagli anni, fino agli anni 50, tantissimi effetti domino. Riportiamola un attimo la realtà a tutta questa vicenda, perché negli ultimi tempi, anche a causa naturalmente dell'invasione russa dell'Ucraina e quindi della guerra, si è parlato più volte, no, dell'allarme nucleare, prima riferito alla possibilità che la Russia utilizzi tutta una serie di armi tattiche nucleari, e poi più recentemente per la questione legata a un eventuale bombardamento di una centrale nucleare, che è quella di Zaporizhzhia. Ti vorrei chiedere due cose. Uno, intanto, quali sono stati i tuoi pensieri rispetto al modo con il quale i media hanno trattato questo tema, intanto nel corso dell'ultimo quasi anno ormai? E secondo, tu su Twitter hai fatto un thread, come si dice, sulla questione di Zaporizhzhia, e se ce la puoi un po' spiegare il tuo punto di vista, perché mi sembrava particolarmente interessante. Allora, io, e poi ovviamente io vivendo in Inghilterra, sono molto più a contatto con i media internazionali rispetto a quelli italiani, e forse cerco anche un po' di evitarli da un certo punto di vista. Sono un po' delusa ovviamente da come è stato trattato il tutto sin dall'anno scorso, a partire ovviamente dall'uso del nucleare, perché questo è stato diciamo il primo allarme relativo all'invasione. Ma diciamo che in quel caso lì i miei pensieri ovviamente sono stati, diciamo la mia analisi comunque sia, io permetto ovviamente che quando parlo di expertise in nuclear studies ovviamente ci sono diverse sfumature, io non sono un'esperta di Russia, non mi interesso di nuclear studies in Russia, comunque sia anche in diciamo in relazioni transatlantiche, però ecco, una cosa che era molto chiara secondo me, molto evidente, è che questo era un grandissimo esempio di come un arsenale nucleare possa rappresentare un grande strumento di coercizione, che secondo me doveva farci riflettere un pochino su veramente il valore, l'utilità, in maniera negativa ovviamente, di questi strumenti e di come possa non l'uso ma ovviamente il possesso essere problematico. Un altro ovviamente, un altro contesto nel quale sono stata
forse doppiamente perché ho trattato queste cose un pochino più da vicino, poi magari vi dico come, è quello di appunto la questione Zaporizhia. Diciamo che qui ovviamente io mi sono un po' più interessata del dibattito italiano, sono rimasta molto, molto colpita perché per la polarizzazione, che poi ovviamente rifletteva anche una sorta di polarizzazione sul conflitto, questo non si può diciamo negare, però quello di questo, quello di questi impianti nucleari, di questa situazione che si è creata attorno a questi impianti nucleari è veramente veramente complessa, se vogliamo stratificata. Si è parlato tanto della quantificazione, di quantificare questi rischi radiologici, ovviamente grandi prime pagine che passavano dall'essere scenario Fukushima, scenario Chernobyl, nessun rischio, diciamo c'erano tante scommesse, tante previsioni, poca ovviamente analisi, non che le aspettative siano alte, però quello che ho cercato un pochino di riassumere nel mio thread è che la questione degli attacchi contro gli impianti nucleari, che io ho trattato in, tra l'altro un articolo, un journal article con un mio collega che è di prossima pubblicazione, è veramente una questione molto 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 importante. Molto importante quanto anche datata, perché il primo attacco contro un impianto nucleare lo abbiamo avuto già negli anni 40, nel contesto della Seconda Guerra Mondiale. Il fronte americano statunitense attaccò con i britannici un impianto che si occupava di acqua pesante in Norvegia, ovviamente che era territorio occupato nazisti, che appunto era diciamo parte del progetto nucleare della Germania nazista. Quello è stato diciamo il primo episodio, quindi parliamo di una cosa che ha radici veramente tanto tempo fa, e la differenza, poi abbiamo avuto la guerra Iran-Iraq, lì c'è stato uno scambio da entrambe le parti, attacchi contro l'impianto di Quaita in Iraq, e vari reattori in Iran, questo negli anni 80, per non parlare della guerra del Golfo, e ovviamente le azioni di Israele. Quindi è una cosa diciamo che è stata molto ricorrente per diversi motivi. Cioè, chi ha deciso di intraprendere queste azioni come diciamo una strategia di controproliferazione, perché riteneva che quegli impianti fossero legati a dei progetti di, diciamo, che riguardavano una dimensione militare del loro programma nucleare. Questo ovviamente si può dibattere di queste giustificazioni. C'è chi invece lo faceva in contesti di guerra, questo contesti di jus in bello, di cui diciamo gli unici esempi sono quelli della guerra Iran-Iraq, della guerra del Golfo e dell'invasione russa oggi. La problematica è una ed è semplice: non c'è attualmente una cornice legale, normativa, che appunto ci possa, diciamo, governare questi tipi di attacchi contro queste strutture che ovviamente sono molto particolari. Zaporizhia è il primo caso in cui viene attaccato un impianto in operazione, diciamo. Per esempio, tutti gli altri contesti, quando Israele attacca nell'81 Osirak, oppure quando attacca nel 2007 Al-Kibar, si trattava comunque di strutture che erano ancora in fase di costruzione, che non erano state ancora attivate, tra virgolette, quindi non contenevano materiale radioattivo e quindi non c'è stata una dispersione radiologica. Stesso discorso per altri eventi. Questo è stato il primo caso, è una cosa molto molto rilevante. Il problema è che nel tempo questo tipo di pratica, che ovviamente ha delle giustificazioni diverse, si è un po' cristallizzata come consuetudinaria o normalizzata, anche a causa della risposta, diciamo, della comunità internazionale e ovviamente di un framework normativo che è molto molto scarso. Lo ricordo, c'è l'articolo 56 del protocollo 1 della Convenzione di Ginevra, c'è l'articolo 15 del protocollo 2 della stessa convenzione, e ci sono due tipi di convenzioni che riguardano appunto materiali nucleari, un emendamento anche del 2005, ma nessuna di queste diciamo disposizioni limita effettivamente questo tipo di azioni o la capacità degli stati di appunto giustificare tali azioni. Questo è stato un pochino quello che ho voluto dire, non è solo una questione di ok, i reattori sono in shutdown, per cui quantifichiamo a zero, che poi anche lì ci sarebbe da dibattere, a zero, perché non è proprio zero.
allora non è più un problema. Il problema c'è, perché questa è una cosa molto importante, e ovviamente anche come tipo di precedente legale, proprio perché appunto ho detto è il primo caso di attacco contro una centrale che era appunto operativa, secondo me è molto problematico. Sì, un po' come se fossimo sottoposti a un'educazione che innalza il livello di qualcosa che diventa consuetudinario, no? Cioè, alla fine siamo in una guerra, perché non attaccare una centrale nucleare? Non so, ecco. Certo, no, ma infatti è proprio questo, cioè, quello che a me non è piaciuto è il banalizzare una questione che invece ha delle implicazioni, perché appunto in un contesto di guerra, perché appunto con dei particolari, diciamo, che sono diversi dagli eventi passati, che sono molto importanti per quello, insomma, che verrà in futuro, e anche per un po' cercare, dopo questo conflitto, dopo questi eventi, di mettere delle toppe, diciamo, detto in maniera molto agricola, a questo framework che è molto molto scarso. Ti faccio l'ultima domanda, che è questa. Tu ci torneresti in Italia? Sì, certo, per vari motivi. Uno per un discorso di nostalgia, ma proprio nel senso di modalità di vivere, che per me è fondamentale. Io ho vissuto in varie parti del mondo per dei periodi più o meno lunghi, però come tipo di stabilità a lungo termine, anche lavorativa, per me sarebbe una priorità riuscire a tornare in Italia. Un secondo motivo, che è ugualmente importante se non di più, è che vorrei tanto contribuire un po' più a questa materia degli studi nucleari, studi di politica nucleare, che in Italia sono molto scarsi. Abbiamo veramente poco e concentrato in pochissime università che si possono davvero contare su una mano. Ci sono degli eccellenti professori, diciamo, ricercatori, soprattutto dal punto di storia nucleare. Oltre questo, diciamo, in generale c'è davvero poco, per cui mi piacerebbe un po' adesso soprattutto che le persone si sono un po' ricordate, purtroppo, che le armi nucleari non hanno una certa rilevanza, un certo peso. Mi piacerebbe un pochino che ci fosse parte un po' del curriculum, dell'istruzione anche che si dà nelle università. Io ho fatto il master che, mi sento di dire, forse era uno a quei tempi, che poi si tratta di 3 anni fa, 4 anni fa, mi sento di dire uno dei più all'avanguardia d'Italia. Prima di tutto perché ha insegnato completamente in inglese, poi perché c'è un bellissimo staff anche abbastanza giovane, comunque sia molto, con metodi che per, diciamo, il sistema accademico italiano sono anche innovativi. C'era solamente un piccolo corso, ovviamente neanche completo, ma un piccolo modulo all'interno di un corso dedicato alla questione del nucleare, poi in generale, ovviamente, non solo armi, energia, politiche, eccetera, eccetera. Secondo me è un po' poco, secondo me bisognerebbe fare un po' di più e mi piacerebbe essere, insomma, parte di questo contributo. Benissimo, allora ti aspettiamo e intanto buona fortuna per tutto. Grazie mille. Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.